Nel primo trimestre 2019 è stata la monovolume compatta più venduta in Italia, è la Renault Scenic, disponibile anche in versione a 7 posti, la Grand Scenic. Dopo l'introduzione in gamma del 1.3 turbo benzina, il famoso motore a quattro mani frutto del lavoro congiunto di Renault, appunto, Nissan, Mitsubishi e Daimler, è ora la volta di parlare di diesel. Sì, perché per quanto ad alcuni di voi possa sembrare anacronistico sbandierare l'arrivo in gamma di un nuovo motore a gasolio, in realtà su un'auto da famiglie fatta per viaggiare e per essere sfruttata intensivamente, questa opzione è ancora la più sensata. Certo, a meno che non si abbia un weekend fatto di 7 giorni e per percorrere 500 km vada bene fare una sosta di una notte che spezzi il viaggio. In questo caso anche un'elettrica può tacitare le vostre coscienze, ma attenzione a fare sosta in un albergo che abbia la ricarica per la vostra vettura a zero emissioni. Tornando al nostro diesel, quello che importa è che sia pulito e questo nuovo 1.7, declinato su due potenze, 120 e 150 cavalli, ha tutte le carte in regola. Ha un nuovo albero motore, turbina a geometria variabile, iniettori a 8 fori a 2500 bar e intercooler aria-acqua. Il tutto per la migliore efficienza possibile e una compressione dei consumi all'osso. Inoltre dispone di sistema di riduzione dell'ossido di azoto, il principale problema dei diesel, tramite SCR con utilizzo di AdBlue. Abbiamo provato la versione più potente sulla Grand Scenic, un modello non certo esile e facile da mettere in traiettoria tra le curve, eppure grazie anche ai 340 Nm di coppia disponibili dai 1750 giri, il propulsore si rivela pieno ed elastico e riesce a trascinare con sé la vettura in fase di ripresa e in salita senza accusare alcun affaticamento. Cambio manuale a 6 marce è un po' troppo pastoso, ma è disponibile su entrambe le versioni anche le DC. Prezzi da 25.650 euro per il 120 cavalli e da 29.500 per il 150.